mondo di pace che dia attenzione all'ambiente, in cui ci sia dialogo e ascolto. È questo il mondo che vorrebbero e che sognano i bambini e i giovani studenti che hanno partecipato all'incontro organizzato dal Consiglio regionale del Piemonte nell'ambito del Salone del Libro di Torino. L'evento, di cui è stato mattatore il conduttore televisivo Marco Berri, ha proposto un'interrogazione a ruoli invertiti. Sono infatti stati i ragazzi a fare domande ai rappresentanti delle istituzioni piemontesi. Domanda di rito, il mondo che vorrei. Il mondo che vorrei è un mondo che avesse ben chiaro che il bambino debba avere per diritto il sorriso, cioè la risata. Un bambino che non ride è una sconfitta globalizzata. Un mondo giusto. Io ho mai imbrogliato nessuno, un mondo dove lo straniero è di casa, io con lo straniero ci abito e quindi il mondo che vorrei c'è già nel mio cuore. Penso alla parola rispetto, rispetto per tante cose, ad esempio rispetto per l'ambiente, che è un tema molto sentito in questo periodo. Io faccio la raccolta differenziata, me ne occupo io, mi occupo anche di comprare prodotti che siano ecocompatibili, quindi sono estremamente fissato con queste cose. Prima di risolvere, secondo me, i conflitti grandi, bisognerebbe imparare a risolvere quelli piccoli, quelli quotidiani nostri, e poi migliorare sugli argomenti dell'uguaglianza, per esempio. Però è importante capire che tutti possiamo fare qualcosa e non solo i politici. Un mondo in cui ci sia la pace nel mondo, in cui non si maltrattino animali, persone, vegetali. Un mondo in cui si rispettino gli animali è anche quello sognato dalla conduttrice Licia Colò, intervenuta nel dibattito I diritti degli animali nel privato e nelle istituzioni. Normalmente si dice che i giovani sono il nostro futuro. Io invece non voglio dire che i giovani sono il nostro futuro. Io penso che i giovani siano e sono il nostro presente. Quindi noi dobbiamo far leva su quelli che sono i loro sentimenti, su quelle che sono le loro conoscenze. Le nostre scelte, le nostre azioni possono cambiare il mondo, ma lo possono fare non domani, lo possono fare oggi.